Grazie Anna Maria, grazie alle colleghe e ai colleghi che hanno organizzato questo convegno e mi hanno invitato, grazie a Massimo Germani, a Marilena Marozza e grazie a Marigia Maulucci che gentilmente mi ha concesso questo slittamento perché la mia vita purtroppo è un po' dominata da una parola che inizia per TR, non è trauma per fortuna, ma è treno e quindi all'una ho un treno e devo purtroppo scappare. Mi stavo accorgendo mentre rileggevo il titolo di questo intervento che è un ossimoro, perché la diagnosi serve a semplificare e la complessità è lo specchio della vita psichica. Lo ha già detto bene in quella bella diapositiva Massimo Germani, in cui ha fatto vedere le bandierine delle diagnosi e poi le varietà delle esperienze. Quindi quello che abbiamo già appreso questa mattina è che il trauma è un'esperienza, non è un'etichetta diagnostica. È un'esperienza che può essere nella mente, ma spesso è nel corpo, può essere ricordata, può essere nella memoria, ma spesso non lo è, può essere dissociata. È utile che ci sia un dialogo tra la diagnosi, le diagnosi e le esperienze, perché dare un nome alle cose aiuta entrambi, il clinico e il paziente, e naturalmente, certo, non dobbiamo esaurirci nel nominalismo, ma sono delle definizioni e degli orientamenti, a mio avviso, sempre molto utili per muoversi in un arcipelago complessissimo come è quello delle dimensioni traumatiche. E quindi partirei proprio da un piccolo elenco, che è il modo in cui nel PDM2, che la collega Anna Maria ricordava prima, abbiamo cercato di sintetizzare questa enorme galassia della vicenda traumatica. Quindi il trauma può essere accidentale, per calamità naturale, per una malattia invalidante, per un dolore fisico e direi che abbiamo fatto, chi in prima linea, chi in seconda linea, un'esperienza anche collettiva di una dimensione traumatica che riguarda una calamità, parlo del Covid naturalmente. Il trauma può essere di tipo interpersonale e questo è soprattutto quello che chiamiamo il trauma per mano umana. La mano umana può essere conosciuta o può essere sconosciuta, è sempre umano su umano. È il trauma dell'abuso intrafamiliare, è il trauma della tortura. Il trauma può essere rivolto a un'identità. Può essere rivolto a un elemento nucleare della specificità umana e in questo è un infierire su caratteristiche personali che non sono modificabili. È un trauma che riguarda l'identità etnica, l'identità di genere, l'identità sessuale o l'aspetto fisico. Il trauma può riguardare la comunità che si accanisce su un gruppo, su una cultura, sulle sue credenze, sulle sue tradizioni. Può essere gruppo contro gruppo. E il trauma, infine, ed è questa la declinazione che oggi sceglieremo, può essere cumulativo, persistente e ritraumatizzante, in una parola, complesso. Ecco, è impossibile naturalmente percorrere la genesi delle sofferenze, descrivere tutte le diramazioni psicopatologiche pre, peri e post-traumatiche, di nuovo per citare la presentazione di Massimo e ipotizzare anche promuovere la cura senza conoscere questa vasta famiglia infelice dei traumi, anche conoscendo le tante ascendenze che sono nel temperamento, la nostra vulnerabilità al trauma è anche una questione temperamentale, che sono naturalmente nell'accudimento e che sono nell'attaccamento e su questo Gianni Liotti ha fatto dei lavori indispensabili. Le ascendenze del trauma naturalmente si incontrano con le sue discendenze, che sono in forme acute, in forme croniche, con possibilità di parlare o impossibilità di parlare. C'è una letteratura molto importante, molto interessante, sui bambini che traumatizzati riescono a individuare una figura nei confronti della quale aprirsi e quindi invalidare la prima reazione al trauma, che è la perdita della fiducia, della perdita della fiducia di base. Se il trauma mi cancella la fiducia,
la individuazione di qualcuno a cui parlare forse è un segnale di possibile riacquisizione della fiducia. Discendenze, dicevo, che possono cristallizzare il trauma in un sintomo, disturbare la personalità, produrre dei danni immediati e futuri, non solo nella vita della vittima, ma anche nelle generazioni future. E l'enorme raccolta di studi e di ricerche sulla trasmissione intergenerazionale del trauma è un campo estremamente importante da conoscere. E naturalmente nel nostro funzionamento biologico e somatico, nel corpo, insomma, come dice Van der Kolk, il corpo presenta il conto. Il titolo italiano, Il corpo accusa il colpo, è efficace, ma a mio avviso è molto più efficace il suo titolo originale di questo libro che ha segnato, non solo commercialmente, è un libro che ha avuto una quantità di copie vendute incredibile per l'argomento, ma ha segnato davvero la clinica del trauma e il suo titolo originale è proprio The Body Keeps the Score, il corpo presenta il conto. Nell'atmosfera traumatica, che è uno dei concetti su cui Van der Kolk ci chiama a riflettere, e nello sviluppo traumatico, che è alla base, sono due concetti alla base del trauma complesso. Van der Kolk dice infatti che condizioni stabili di minaccia soverchiante da cui è impossibile sottrarsi, questa è la definizione dell'esperienza dell'atmosfera traumatica, l'abuso cronico e la trascuratezza sembrano avere un effetto pervasivo sui processi regolatori biologici e psicologici, e in questo senso appunto il trauma è poi nel corpo. E sul lungo periodo che cosa accade? Accade la perdita della base sicura, la determinazione quindi di forme psicopatologiche basate sulla difficoltà di regolare la fiducia in se stessi, direi, e la fiducia negli altri. Alle spalle di un dibattito su che cosa dobbiamo, possiamo considerare traumatico, a partire dall'equivoco freudiano ancora sanguinante tra ciò che avviene nella fantasia e ciò che è avvenuto nella realtà, alle spalle una storia lunga, anche dolorosa, che è interna a Freud stesso, se andiamo a leggere bene tutto il suo percorso, le sue abiure, le sue riformulazioni nell'ambito della psicologia, della psicopatologia del trauma, ma una storia di una contraddizione interna che si è poi riverberata su opposizioni mentali che hanno accompagnato la formazione delle generazioni fino alla mia sicuramente. Forse oggi le giovani e i giovani colleghi che studiano e che si formano sono meno, concedetemi il gioco di parole, traumatizzati dalle opposizioni a cui ovviamente qui non posso che accennare, che sono Freud-Janet, che sono Freud-Ferenczi, che sono Freud-Jung e che sono Klein-Bolby. E direi che questo discorso, che è già stato accennato questa mattina in più punti, è suggellato poi da una dichiarazione di Jung molto netta nel 1934. Io non provengo da Freud, ma da Eugen Bleuler, lo ricordava, mi sembra, proprio Parri, e da Pierre Janet, che furono i miei diretti maestri. E questo viaggio, che ha, diciamo così, una sua traumaticità teorica, è segnato da momenti cruciali, quando Freud nel 1932 cerca di impedire a Ferenczi di presentare la sua relazione a Budapest alla società psicoanalitica, la relazione famosissima sulla confusione delle lingue. A questo seguì una drastica rottura pochi mesi prima del 33, l'anno della morte di Ferenczi, nel maggio del 33. E poi sentite Bolby: quando nel 37 diventai psicoanalista, i membri della società britannica si occupavano dell'esplorazione dell'immaginario di adulti e di bambini, e veniva quasi considerato estraneo e inappropriato per un analista un interesse e un'attenzione sistematica per le esperienze reali di una persona. Ecco, da lì in poi la clinica ha spostato via via l'attenzione dai fantasmi al mondo reale, per fortuna, soprattutto quello
co-costruito dalle cure, durante le cure primarie. E il fatto che sia co-costruito è la parola chiave che mette insieme l'importanza di come si sviluppa nel mondo interno un'esperienza traumatica, ma anche come si declina nella sua oggettività e nella sua verità non sempre raggiungibile dal punto di vista storico. Su questo ci hanno soccorso molto due donne, Anna Freud e la Dorothy Burlingham, che hanno studiato i bambini sfollati della Seconda Guerra Mondiale. Ci ha soccorso molto René Spitz, che ha ascoltato le storie di bambini precocemente ospedalizzati e deprivati delle cure materne, quindi ha iniziato a occuparsi del trauma della separazione e della perdita, la dimensione poi bolbiana, e appunto si è fatto strada in quegli anni, poco dopo, siamo negli anni 60, il concetto di trauma cumulativo secondo Masoud Khan. Quindi non soltanto un singolo evento soverchiante, ma le tensioni e le pressioni che il bambino piccolissimo sperimenta nel contesto della dipendenza, Masoud Khan dice, del suo io dalla madre, in quanto scudo protettivo e io ausiliario. Ecco, qui prende davvero forma il paradigma che poi piano piano, anche con molti altri contributi, e molto con il contributo di Bowlby, inizierà a farci capire il nuovo paradigma, insomma, lo studio clinico del mondo interno infantile, l'osservazione della relazione tra il bambino e il caregiver, l'impatto delle perdite, delle separazioni, il neglect, la trascuratezza e l'abuso fisico o sessuale sul funzionamento della personalità. Per ragioni di spazio, ovviamente, devo saltare molti passaggi fondamentali di questa storia, che è interessantissima perché è la storia di come anche la nostra disciplina, la nostra clinica ha guardato alla ferita più bruciante dell'esperienza umana, quella appunto dell'umano contro l'umano, ma voglio soffermarmi un secondo su Judith Herrmann, perché diciamo il suo contributo nella costruzione diagnostica proprio del Complex Post-Traumatic Stress Disorder ha segnato un'attenzione anche proprio, diciamo così, descrittiva, elencativa, dei traumi personali, dell'abuso intrafamiliare, in particolare partendo dall'esperienza poi del trauma invece massivo dei campi di concentramento. I nomi tutelari, insomma, di questa clinica del trauma, che oggi consente davvero dei dialoghi interdisciplinari e anche interscolastici importanti, doverosi, voglio ricordare, per esempio, anche perché insomma è un'autrice che ha fatto parte anche un po' della nostra formazione in Sapienza, Alessandra De Coro lo sa meglio di me, il grande contributo della Lions Root e in generale, diciamo, di tutto il gruppo Daniel Stern del Boston Chain Process Study Group e in particolare appunto dell'attenzione all'accudimento come potenziale luogo dove qualcosa non funziona in questa co-costruzione, che non è l'errore materno, non è l'errore del caregiving, è l'inanellarsi di una serie di fallimenti della relazione che possono poi appunto produrre in modi diversi errori affettivi, disorientamento, comportamenti negativi intrusivi, confusione di ruoli, evitamento, insomma tutte le parole della esperienza poi traumatica. E siccome appunto sappiamo ormai, lo è stato detto questa mattina in tanti modi e non sto a ripeterlo, che non esiste clinica del trauma senza clinica della dissociazione, ecco gli studi di Giovanni Liotti a cui accennavo prima, studi sull'attaccamento disorganizzato. Sostanzialmente trauma e dissociazione si definiscono nella loro interazione reciproca. Un trauma psicologico è tale in quanto determina dissociazione nei processi psichici. Ecco ancora un'eredità giannettiana importante. E la disorganizzazione dell'attaccamento consiste in un crollo delle strategie comportamentali del bambino dovuto al conflitto irrisolvibile tra la tendenza a rivolgersi al genitore come fonte di rassicurazione di fronte a uno stimolo spaventante e il fatto che il genitore stesso suscita paura, per cui è questa specie di drammatico equivoco dell'accudimento, per cui io ho bisogno e cerco l'accudimento, l'attaccamento,
dalla persona che rompe il clima della sicurezza e la fiducia di base. Condizioni di intersoggettività ben connotate da definizioni come per esempio quella di Main, terrore senza sbocco, o di Putnam, la dissociazione. Questo era stato richiamato anche prima come concetto, è un'espressione, forse la mia espressione preferita, è la fuga quando non c'è una via di fuga. Ora, il viaggio della clinica del trauma passa naturalmente anche attraverso qualcosa che ci ha davvero scioccato negli anni 90. Io sono rimasto colpitissimo dagli studi di Bruce Perry sugli orfani rumeni istituzionalizzati e deprivati, e la dimostrazione di come la loro esposizione cronica ad alti livelli di cortisolo, quindi alla paura, ha compromesso funzioni corticali in aree importantissime, in particolare aree frontotemporali. E quindi anche in questo modo il corpo è entrato nel lungo viaggio, diciamo, del trauma e della clinica del trauma. E è importante, secondo me, ricordare come da questo punto di vista un'immersione anche delle nostre considerazioni cliniche e diagnostiche sul trauma deve avvenire anche nell'ambito della dimensione delle neuroscienze, per Alan Shore, per dire un nome, e quindi in una definizione che forse oggi potremmo anche provare a coniare così. Il trauma è la rottura di una connessione io-tu che modifica la struttura e le funzioni cerebrali. Allora, diagnosticamente, tutte le concezioni unitarie e semplici del trauma hanno, l'ho accennato in una storia rapidissima, hanno comunque lasciato a visioni multiple, complesse, transdisciplinari, transesperienziali, uno spettro di possibilità grandissimo, e questa visione appunto della complessità del trauma è quella appunto che ritroviamo nel libro che dà il nome a questo convegno e che racconta, secondo me, in modo molto importante tre percorsi. Uno, sono stati già evidenziati questa mattina, per cui insomma mi limito a tirare velocissimamente le fila. Uno è il recupero appunto delle intuizioni janettiane molto importanti sulla dissociabilità della psiche. L'altro, la costruzione, diciamo così, di un dialogo tra la clinica del trauma complesso e la psicologia analitica junghiana e post-junghiana, a partire soprattutto dai concetti di dissociabilità della psiche, di dissociazione psichica, di complessi autonomi a tonalità affettiva. E infine, secondo me, anche la promozione di un modello junghiano del trauma. È vero, lo ricordava stamattina, mi sembra proprio Zippari quando ricordava i lavori di Kalshed, però è vero che anche c'è stata un'atmosfera un po' distratta sulla possibilità di mettere al servizio l'armamentario che Jung offriva alle scoperte che venivano fatte sul campo, sull'osservazione dei bambini o delle vittime del trauma. Ecco, invece questo libro, secondo me, aiuta molto a integrare e a dialogare con l'armamentario tradizionale classico junghiano, la psicopatologia clinica contemporanea e le acquisizioni importantissime della neurobiologia. Quindi, da un certo punto di vista, per citare una delle frasi appunto più famose che usa Ellenberger parlando di Janet, dice che, diciamo, potremmo dire che questo libro è un po' un tentativo clinico teorico di riportare alla luce e poi anche di rimettere in vita dei nuovi quartieri di quella città sepolta sotto le ceneri della, diciamo così, visione invece freudiana che ha coperto tanto tanto tempo la nostra riflessione. Adesso lasciatemi appunto dire con una piccola punta di orgoglio che nel manuale diagnostico psicodinamico, adesso non sto a entrare, la struttura, per chi non lo conosce, è una valutazione in tre momenti diversi ma integrati della personalità, delle capacità mentali, dei sintomi e della loro soggettività, una possibilità di diagnosticare questi tre livelli
nelle diverse fasce d'età, perché è impossibile pensare di usare lo stesso linguaggio o lo stesso sguardo per valutare un bambino di 8 anni o un adulto di 30, un'attenzione al dialogo tra modelli teorici, dati clinici e risultati della ricerca empirica e l'ingresso della risposta emotiva del clinico, la dinamica controtransferale, l'alleanza terapeutica come un'altra, diciamo così, dei binari delle letture della relazione diagnostica. Ecco, in questo senso è importante, mi fa piacere ricordare, che mentre ovviamente il PDM è un nano rispetto ai giganti di DSM o ICD, però mentre il DSM insisteva su questo aspetto della post-traumaticità, il fatto focale, i disturbi correlati a eventi di vita e condizioni stressanti nel PDM sono declinati attraverso tutta una scala di possibilità di lettura clinica, da disturbi dell'adattamento allo stress acuto, allo stress post-traumatico come lo conosciamo nel DSM, ma poi appunto lo stress post-traumatico complesso. E a seguire, appunto un po' come diceva anche Liotti, l'impossibilità di valutare quel pezzo senza il pezzo dei disturbi dissociativi, le depersonalizzazioni, le derealizzazioni, le amnesie dissociative con o senza fuga, fino al vero e proprio disturbo dissociativo dell'identità. Ora, qualunque sia la cornice diagnostica di riferimento, e mi sembra però di avervene proposta una, che è quella appunto di tenere insieme lo spettro delle esperienze e l'alberatura delle nomenclature, l'assessment, diciamo, post-traumatico non può che nascere dall'incontro di queste due dimensioni, l'oggettività del trauma come evento specifico insostenibile, in qualche modo traumatico in sé, e la soggettività però del trauma, cioè la portata individuale di questo evento e la risposta individuale a questo evento. Chi lavora con i pazienti traumatizzati, soprattutto se con traumi prolungati in età precoce, si confronta ogni giorno con le disregolazioni emotive e affettive del paziente traumatizzato, con la rabbia, con la colpa, con la vergogna, con l'autolesività, con l'impotenza del clinico anche, con le credenze patogene, con i grossissimi problemi di mentalizzazione. Mi ha fatto molto piacere che Massimo ricordasse l'importanza del lavoro sulla funzione riflessiva e naturalmente sugli stili relazionali e sui meccanismi di difesa. Lo spettro della dissociazione non è, appunto, è uno spettro, non è un fenomeno tutto o nulla, e va da esperienze comuni. Lo Standing in the Spaces di Philip Bromberg è un modo di dire che tutti noi crediamo e cerchiamo di costruire un'illusoria dimensione di coerenza dell'io, perché sotto c'è un lavorio che quando stiamo bene non affiora, di negoziazione e di tra parti micro dissociate, tra aspetti del sé micro dissociati. Naturalmente, da questa dimensione, che è una dimensione di salute, si arriva poi invece a dimensioni in cui la dissociazione crea sostanzialmente un dialogo impossibile e una vera e propria frantumazione, quasi direi, più che frammentazione della psiche. E di nuovo qui, insomma, torniamo a molte cose dette da Jung, per esempio l'unità della coscienza, questo era già stato detto prima, è una pia illusione, e quindi mi domando e vi domando, non è piuttosto junghiano e janettiano il punto cruciale della teorizzazione di Bromberg, per cui le esperienze del sé originano da stati del sé relativamente disconnessi, ognuno coerente nella propria giustezza, mentre l'esperienza di un sé unitario è un'illusione adattiva acquisita con la crescita. Ecco, questo è il territorio di base, quindi per certi aspetti già un po' microdissociato, su cui poi avviene invece l'esperienza cumulativa, atmosferica, complessa della
ripetizione nel tempo della dimensione traumatica. Ora, avviandomi alla conclusione, direi che quando appunto questa nostra illusione più o meno fisiologica di unità viene traumatizzata, lì proprio lo spazio relazionale e lo spazio intrapsichico si popola di frammenti psichici, per citare Van der Hart, potremmo dire di fantasmi del sé, fino alla dissociazione strutturale. Ora proviamo una, diciamo così, quasi impossibile sintesi. Qui ho cercato di mostrare quali sono le aree del disturbo complesso che non sono considerate dal post-traumatico semplice: una sintomatologia più ampia, più diffusa, più persistente, un'organizzazione del carattere con alterazioni nella personalità, nella sfera delle relazioni, nell'identità, una vulnerabilità a violenze ripetute, sia inflitte da sé, sia inflitte dagli altri. Dobbiamo ricordare appunto che i criteri che usano gli psichiatri ancora oggi sono inadeguati per parlare di esperienza traumatica, e per ovviare a queste limitazioni appunto alcuni clinici e ricercatori hanno ormai proposto le diagnosi di disturbo post-traumatico complesso, oppure di quel disturbo cosiddetto, questo è più Herman, disturbo da stress estremo non altrimenti specificato, il DESNOS, con sintomi raggruppabili. Adesso non siamo arrivati quasi alla mia mezz'ora e quindi insomma non passo in rassegna a tutti, però insomma i sintomi del trauma complesso sono riassunti in questi 7 elementi, che li trovate ben riassunti e ben descritti nel libro di Van der Kolk. Vi lascio con una descrizione di che cosa intendo con fuga quando non c'è via di fuga. Molto spesso le descrizioni degli stati mentali si trovano più facilmente nella letteratura che nella saggistica. Questo è un bellissimo romanzo, un terribile romanzo di Edward Saint-Aubin, che si chiama Nevermind, fa parte di una saga dei Melrose, che è una saga di una famiglia traumatica inglese. E questo è la breve descrizione, secondo me, di quella che è l'esperienza traumatica nell'abuso intrafamiliare. Che cosa stai facendo? Chiese, ma il padre non rispose e Patrick era troppo spaventato per ripetere la domanda. La mano di suo padre lo teneva schiacciato contro il letto, il viso incastrato tra le pieghe del copriletto. Patrick non riusciva quasi a respirare. Fissò il bastone della tenda sopra la finestra aperta. Non riusciva a comprendere quale forma stesse assumendo la punizione, ma sapeva che suo padre doveva essere molto arrabbiato con lui per fargli tanto male. Non sopportava il senso di impotenza che lo aveva travolto, non sopportava l'ingiustizia subita, non sapeva chi fosse quell'uomo, non poteva essere suo padre ad annientarlo in modo tanto spietato. Vedete qui per esempio il tema: la persona di cui mi fido è la persona di cui non mi fido. Dal bastone della tenda, se fosse riuscito a raggiungerlo, avrebbe potuto guardare l'intera scena comodamente seduto, proprio come suo padre guardava lui dall'alto. Per un istante Patrick ebbe la sensazione di essere lassù ad assistere con distacco alla punizione inflitta da un estraneo a un bambino. Provò con tutte le forze a concentrarsi di nuovo sul bastone della tenda e stavolta la sensazione durò più a lungo. Era seduto lassù, le braccia conserte, appoggiato alla parete. Poi di nuovo sul letto, con uno strano senso di vuoto, sopportando il peso di non sapere che cosa stesse succedendo. Poteva sentire suo padre che rantolava e la tastiera del letto che sbatteva contro il muro. Da dietro la tenda, con gli uccelli verdi, vide un geco che faceva capolino e si fermava immobile all'angolo tra le due pareti accanto alla finestra aperta. Patrick si protese verso la lucertola, stringendo i pugni fino a trasformare la propria concentrazione in un filo del telefono steso tra di loro. Patrick svanì dietro la pelle del geco. Il geco doveva aver capito, perché in quel preciso istante sgusciò fuori dalla finestra e lungo il muro esterno della villa. Ecco, quel geco è la dissociazione che può spaccare la nostra mente come una difesa puntuale da un trauma emotivo e fisico, dal dolore del trauma,
però può anche organizzarsi lentamente per tutta la vita come sistema, uno stile di personalità. Io penso che a un certo punto si dovrà riflettere sulla possibilità di costruire un'entità diagnostica che è lo stile, il disturbo dissociativo di personalità, così come ne esistono altri. E questo serve a difendersi dall'impatto di traumi cronici, di solito intrafamiliari, cioè quello che Masoud Khan chiamava trauma accumulativo e Van der Kolk chiama atmosfera traumatica. Ecco, il tema importante clinicamente della dissociazione è quando non è un meccanismo di difesa per un fatto specifico, ma è un organizzatore della personalità. Grazie.